con Pier Francesco Aiello per presentare il film Il viaggio del principe al cinema da giovedì 16 settembre 2021. Ben trovato. Ciao Federico, ciao, buonasera a te. Raccontaci. Allora, è un film d'animazione, è una favola, diciamo. È un film di regia di Jean-François Lagonier e Xavier Picard. Jean-François Lagonier è un grande regista di animazione, adesso è abbastanza anziano, ha 85 anni, ed è stato aiutato da Xavier Picard. È una favola ambientata nel XIX secolo a Parigi, ed è una favola che rappresenta in realtà tutto quello che oggi accade, perché come se non fosse cambiato niente. Xavier e Jean-François avevano già girato un film diversi anni fa che si chiamava 20 anni dopo Scimmie. Si sono ispirati, ma è un film completamente nuovo. Il viaggio del principe è la storia di un vecchio principe che si arena in una spiaggia di un paese sconosciuto. E c'è un giovane, si chiama Tom, che sono i due protagonisti, lo scopre e lo porta a casa, dove vive in un mondo di scienziati, di artisti, e quindi questo principe si trova catapultato in questo ambiente di intellettuali, di scienziati che studiano un po' il mondo nell'ambito del periodo del XIX secolo. Era chiaramente tutto un periodo completamente diverso da oggi, perché si facevano ricerche, stava per nascere l'industria, c'erano tanti mondi sconosciuti in giro per il mondo, ancora si cercavano nuove popolazioni. Questo principe viene catapultato in questo nuovo mondo e proviene da una cultura che è una cultura completamente diversa. E tutti sono in sembianze come delle scimmie. Tom, il giovane ragazzo, è figlio appunto di due scienziati, è appassionato di natura e quindi questo film viene rappresentato un po' quello che è il discorso dell'immigrazione e il discorso della natura. Infatti in questo senso è molto attuale, perché in realtà si ripropone la differenza dell'altro, cioè una persona che arriva in un mondo diverso e che come cambia l'accoglienza. A quell'epoca, quando si andavano a scoprire nuovi mondi, gli indigeni, insomma, che venivano presi, erano considerati un po' come degli animali, no? Venivano messi un po' quasi in gabbia, venivano portati magari in Occidente, venivano studiati. Questo giovane gli mostra il mondo in cui vive in questo momento. E questo vecchio principe osserva questo mondo dove tutti non escono, tutti si chiudono in casa con le chiavi, non riesce a capire perché è un mondo completamente strano per lui. Jean-François Lagonier, diciamo che ha lavorato sempre con una tecnica di animazione che ha lavorato un po' su tutto, ha lavorato sull'acquarello, sulla tempera, sul gesso, sull'inchiostro, quindi è uno di grande esperienza, infatti le immagini sono veramente molto poetiche, molto belle. Per lui il film d'animazione è un mezzo espressivo assolutamente straordinario, perché riesce a riunire molte cose e che forse secondo lui, diciamo, la scrittura, il mimo, la musica, la pittura sono tutti aspetti che nell'animazione lui riesce a inserire. E in questo senso lui per questo film si è ispirato a dei libri che erano appunto Il pianeta delle scimmie di Schnaffer, e poi anche un libro che erano Lettere persiane di Montesquieu, e da lì lui parte per vedere questa visione di questo nuovo mondo. Secondo lui era necessario attribuire a questo nuovo mondo un'epoca, e quindi lui l'ha ambientata nel XIX secolo, che è un'epoca dove mai nella storia dell'uomo si è sentito così superiore alla natura, perché secondo Lagonier l'evoluzione del mondo in quel periodo del XIX secolo forse è il più grosso cambiamento dell'evoluzione dell'uomo. È il regno del progresso, delle scoperte industriali, dell'elettricità, delle mostre coloniali, dove i selvaggi venivano appunto presentati in gabbie e cose varie. Quindi parla anche di questo principe che viene da un popolo dimenticato, da un naufragio. Però il discorso del film è basato su quello che oggi noi stiamo in questo momento proprio parlando, cioè dell'immigrazione, dell'altro, della visione dell'altro, dello sconosciuto che arriva, della natura. È un film chiaramente che è adattissimo ai bambini, anche accompagnato dagli adulti, ed è un viaggio straordinario, perché insomma un bambino si può raffigurare in questo Tom, no? Di questo ragazzo che ha un'energia vitale pazzesca e che è straordinariamente incuriosito da questo personaggio che viene da un mondo lontano, no? Quindi si fa raccontare da dove viene e più che altro gli fa anche da testimone di questo mondo che lui sta vivendo. Siamo riusciti ad avere 71 sale, il che per noi è importante, perché
chiaramente esce chiaramente in tutta Italia, sta avendo una distribuzione abbastanza importante. Questo è un film chiaramente molto autoriale, ma nello stesso tempo anche molto potente, è un film visivamente molto bello. Il film Il viaggio del principe al cinema da giovedì 16 settembre 2021, un saluto e un ringraziamento a Pier Francesco Aiello che lo distribuisce. Ringrazio a te Federico, tante cose. Ciao, grazie. Ciao.